appunto farlo rientrare nelle prescrizioni appunto dell'autorità indipendente, ma il governo sulla vicenda ha un ruolo marginale. Se poi mi chiede che cosa penso della protesta, guardi, ho grande rispetto per sempre ovviamente per i diritti dei lavoratori, per gli scioperi. Nel merito posso dire poco perché, come voi sapete, lo sciopero generale è stato lanciato contro la manovra praticamente in estate, quando io neanche avevo cominciato a pensarla, e quindi non posso dire, diciamo, che nel merito sia oggetto di nostri oggettivi errori, perché era stato lanciato molto prima che noi la scrivessimo, e quindi non posso dire niente. Ho ovviamente sempre massimo rispetto di chi manifesta per le proprie convinzioni e per i propri diritti. Non so cosa intenda per toni di sfida, sono d'accordo, come ho già detto, perché era dovuto da parte nostra sul tema della precettazione, cioè sul tentativo di mettere insieme, sulla base della decisione di un'autorità indipendente, ripeto, il diritto da una parte di sciopero e dall'altra il diritto a poter usufruire dei servizi essenziali. Presidente, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto sicurezza. Guardi, sono soddisfatta dell'incontro con le sigle sindacali, molto soddisfatta, è stato lungo, ma il clima è stato un clima molto costruttivo. Chiaramente noi affrontiamo una situazione che non è facilissima sul piano delle risorse disponibili, ma abbiamo scelto di destinare al rinnovo del comparto sicurezza e difesa una parte consistente delle risorse che abbiamo a disposizione per il pubblico impiego. Io avevo detto che era una priorità, lo è non solo chiaramente perché in alcuni casi parliamo di contratti scaduti da diverso tempo, ma anche perché la capacità che le forze dell'ordine hanno di lavorare nel migliore dei modi si ripercuote sulla sicurezza dei cittadini. Ho trovato una realtà molto consapevole nella capacità di difendere ovviamente i diritti, i bisogni del comparto, ma anche nel comprendere, no, il quadro complessivo nel quale ci muoviamo, come nella capacità di comprendere che stiamo facendo uno sforzo. Lo considero l'inizio di un lavoro e sono stata molto soddisfatta. Ci sono diverse risorse che sono state stanziate, poi abbiamo fatto anche una serie di norme che servono da una parte a intervenire su alcune materie che sono proprie dei temi della sicurezza, dal tema dell'accattonaggio alle occupazioni abusive, piuttosto che, insomma, diversi altri, e abbiamo fatto del nostro meglio per colmare alcune lacune, anche per consentire alle forze dell'ordine di essere maggiormente tutelate anche nella dignità del lavoro che fanno, perché credo che questo sia molto importante per persone che difendono la nostra sicurezza, capire e sapere che lo Stato riconosce il valore di quello che stanno facendo, spesso in condizioni non facilissime. Non vi capisco se mi fate. I migranti che saranno portati in Albania quando saranno costruite le strutture, saranno solo quelli intercettati in acque internazionali o anche quelli intercettati internazionali? E state comunque preparando delle norme che accompagnino questa intesa, che ci sono dei punti come il giudice naturale e altre questioni del Guardi, ovviamente, voglio dire, quello che noi abbiamo presentato è stato un accordo tra due governi, e l'accordo tra due governi ha bisogno di una messa a terra di vario genere, dal, diciamo, trattato internazionale piuttosto che. Sono tutte norme che noi definiamo, che confronteremo con il Parlamento. Vedo molto nervosismo attorno a questa materia, francamente non lo comprendo. Mi pare un accordo molto innovativo, molto intelligente, che viene guardato con interesse anche da altre nazioni. Chiaramente bisogna scendere poi nello specifico dei dettagli di mille questioni che vanno affrontate per la natura stessa dell'accordo, però a me pare che diciamo, la garanzia che noi offriamo con una giurisdizione che rimane italiana pur in territorio diciamo, extra UE, è una cosa che da una parte offre tutte le garanzie del caso,
ma dall'altra consente anche strumenti innovativi per affrontare una pressione migratoria che è oggettivamente complessa oggi per l'Italia e sulla quale sono contenta di sapere che c'è qualcuno che vuole dare una mano. E voglio anche dire che mi dispiace che qualcuno che cerca di dare una mano all'Italia venga da alcuni italiani trattato come un paria, perché evidentemente qualcuno non ritiene che sia di sinistra dare una mano all'Italia e accogliere i migranti. Mi pareva diverso in passato, diciamo, il punto di vista, ma voglio ringraziare l'Albania e voglio ringraziare il primo ministro Rama, perché noi abbiamo, diciamo, cominciato già da mesi quest'estate, insomma, quando tutti parlavano di con quale traghetto fossi andata in Albania e erano fortunatamente distratti da altro, noi parlavamo di come provare a risolvere dei problemi e ci siamo trovati a lavorare insieme molto bene, quindi credo che vadano ringraziati e credo che, come dicevo anche nella conferenza stampa che abbiamo fatto prima, se l'accordo funziona bene, se riusciamo a farlo funzionare bene, secondo me può diventare anche diciamo un modello per altre nazioni che potrebbero scegliere di operare alla stessa maniera. Lei ha incontrato la comunità nazionale italiana, volevamo capire che realtà ha trovato e che potenzialità intravede. Ma guardi, che realtà ho trovato? Ho trovato una realtà molto operativa che fa diverse cose. Chiaramente io ho incontrato alcuni rappresentanti e mi hanno formulato l'invito a recarmi quanto prima in Istria, sarebbe sicuramente una cosa molto bella, molto interessante. Noi abbiamo parlato stamattina col primo ministro Plenković della protezione, del trattato sulla protezione delle minoranze, che credo meriti a questo punto di anche un tavolo tecnico, no? Di verifica sullo stato dell'attuazione dell'accordo, capire se va implementato, capire come possiamo difendere sia la minoranza italiana in questi territori, sia la minoranza per esempio croata che c'è in Italia, che sono sicuramente diciamo comunità che aiutano a costruire ponti, ma che sono anche comunità che difendono un'identità, nel caso specifico, insomma, il lavoro che queste realtà e queste comunità hanno svolto sia in Croazia che in Slovenia in questi decenni è stato per noi, è per noi preziosissimo. Una grande occasione secondo me è offerta dal 2025, quando Nova Gorica e Gorizia saranno entrambe capitali europee della cultura. Credo che si possano organizzare delle iniziative in comune molto carine, ne abbiamo parlato con, certo sì, ne ho parlato col primo, mi sono presa anche lì l'impegno col primo ministro Golob, prima o poi riuscirò a fare tutte queste cose. Presidente, come giudica la decisione di Elie Schlein di declinare l'invito di Fratelli d'Italia a questa gatrella? Ma guardi, l'ho presa da voi, nel senso che francamente confesso che non mi sto occupando del programma di Atreju, voi conoscete la tradizione di Atreju, insomma Atreju è una festa aperta per antonomasia, è stata la prima festa a immaginare confronti anche tra leader molto diversi tra loro. C'era un tempo in cui Fausto Bertinotti non aveva, molto lontano da oggi, molto tempo fa, in un altro, se vogliamo anche in un altro clima, c'era un tempo nel quale Fausto Bertinotti non aveva timore, diciamo così, a presentarsi e a dialogare pur dall'orgoglio della diversità delle proprie posizioni con qualcuno che era molto distante da lui. Prendo atto che le cose sono cambiate, ma insomma. No, non lo so, è una scelta, non lo so come interpretarlo, guardi, io, lei sa come la penso io, insomma, che mi sono sempre presentata quando sono stata invitata e che, ripeto, sono stata quella che ha aperto agli inviti, diciamo ero io presidente di Azione Giovani allora, quando per la prima volta furono invitati i leader della sinistra anche più distante, ecco, citavo Bertinotti, ma voi sapete che i leader che hanno partecipato a Atreju nel corso di questi, quanti sono, più di 25 anni, sono stati tutti. Io ricordo diversi capi di governo della sinistra, l'attuale commissario europeo, Enrico Letta, ne ricordo di ogni genere. Sarebbe la prima volta che, una delle pochissime volte, ecco, in cui qualcuno dice di no. Però insomma non mi sento di giudicarla, non entro nel merito, la manifestazione si svolge lo stesso, voglio dire. Supereremo. Fatto di stabilità, se posso tornare probabilmente in precedenza, volevo chiedere se l'Italia sta valutando l'ipotesi del veto rispetto a questo attuale impianto monocamerale o in altri termini, cioè se noi a questo punto preferiamo un ritorno alle vecchie regole piuttosto che dare via libera a questa attuale, diciamo, proposta.
Guardi, questa è una domanda alla quale io non le posso rispondere perché non c'è una attuale proposta, ci sono diverse attuali proposte, c'è un lavoro che si sta facendo in itinere dove quando cambia una riga cambia molto, no? Quindi certo, se io voglio dire, se io devo impegnarmi a rispettare un patto che so di non poter rispettare, il problema me lo dovrò porre, no? Perché preferisco, diciamo, non essere nella condizione di rispettare un patto che, diciamo, non ho votato. Però non credo che arriveremo lì. Io penso che tutti si rendano conto che le posizioni che sta portando avanti l'Italia sono più che sensate per molti paesi, no? Quindi non sono... anzi, abbiamo anche cercato varie ipotesi di soluzione che però per noi fossero ragionevoli con gli impegni che abbiamo. Quando cito il tema delle transizioni, vuol dire PNRR. Cioè, noi sappiamo che il PNRR, una volta che lo mettiamo a terra, avrà per noi un moltiplicatore positivo, ma oggi è soprattutto un impegno e una spesa, no? Quegli investimenti e quel lavoro che stiamo facendo, anche condiviso con l'Europa, perché il Next Generation EU è un'iniziativa europea, in qualche maniera deve essere tenuto in considerazione in questo lavoro. Ci sono tantissimi paesi che la vedono come noi, per cui bisogna vedere in queste, diciamo, alleanze variabili alla fine come saranno le cose. Noi quello che stiamo tentando di fare in maniera molto dedicata è cercare una soluzione che però sia una soluzione sostenibile, perché sarebbe folle da parte nostra dire che ci va bene una soluzione che non è sostenibile, sarebbe controproducente per la nazione che rappresentiamo. Presidente, mi scusi, c'è attesa per il rating di Moody's di questa sera? Vediamo un po'. Vediamo. Non ho niente qui, come si dice una parola, la prego, non ci si mette anche lei. Vai. Altri. Chiedo scusa. Il bilancio di questi due giorni a Zagabria è ottimo. Ero certa che sarebbe stato ottimo, nel senso, io ho imparato a conoscere il primo ministro Plenković in questo anno, ci siamo trovati spesso d'accordo su varie materie che abbiamo discusso a livello multilaterale. Lo stato delle relazioni tra Italia e Croazia è eccellente nonostante l'assenza di un primo ministro italiano da 22 anni, e penso che con la presenza di un primo ministro italiano dopo 22 anni possano anche crescere. Quello che ho detto è quello che penso, quello che ho detto anche al primo ministro Plenković. Ci sono molti ambiti da rafforzare, alcuni ambiti addirittura da esplorare, ma c'è sicuramente in questo mondo che cambia una convergenza, no? Per chi guarda il mondo dalla stessa angolazione, penso al ruolo che ha il Mar Adriatico, quindi al ruolo che ha il Mediterraneo, penso al tema energetico sul quale la strategia italiana e quella croata sono molto simili, e quindi penso che l'occasione del prossimo febbraio del nostro comitato interministeriale del Business Forum possa essere un momento importante per fare stato del lavoro che da oggi ad allora faremo per implementare le nostre relazioni. Utile secondo me anche la cena di ieri in questo ambito, come voi sapete, di cene ristrette sull'agenda strategica, il futuro dell'Unione Europea, l'allargamento, perché avere l'occasione di parlare anche in pochi, no? Quindi in una dinamica che è più così, insomma, informale, intima, di grandi questioni che cambiano i nostri destini, è molto interessante e secondo me anche molto proficuo per capire bene il punto di vista che hanno altri, per cui è un format che mi è piaciuto, ho trovato la cena molto interessante, ho trovato molto interessanti diversi punti di vista che ho ascoltato. Ci rivediamo a febbraio. Grazie a tutti. Dell'Europa, in particolare sui balneari, quanto tempo ancora il governo italiano potrà andare avanti, perché siete forse in un vicolo cieco da questo punto di vista? Grazie per l'ottimismo. Allora, guardi, chiaramente lei sa che, insomma, ereditiamo una situazione che si trascina qualche anno. Io ho trovato corretto e positivo il fatto che la Commissione dicesse che il fatto che stia andando avanti con la lettera di richiamo non preclude le negoziazioni con l'Italia. Perché? Perché c'è una novità importante e interessante, che è la chiusura del tavolo tecnico che doveva fare una cosa che curiosamente non è stata fatta fino ad oggi, mi consenta di dirlo, e cioè la mappatura per capire se c'è o non c'è scarsità di risorsa, che è la condizione per l'applicazione o la non applicazione della direttiva Bolkestein sulle concessioni balneari. Tecnicamente il tavolo dice che non c'è scarsità della risorsa, oggi bisogna portare questa novità e iniziare, secondo me, una nuova
contrattazione con la Commissione europea. La Commissione dice che il lavoro che sta facendo non preclude questa contrattazione, secondo me è un elemento positivo, poi ovviamente insomma, faremo le nostre proposte, perché noi abbiamo soprattutto il problema di dare certezza del diritto rispetto a questa materia ed evitare che ci sia un caos, però abbiamo fatto e stiamo facendo dei passi in avanti. Signori, vi ringrazio. Grazie. Arrivederci. Grazie.